siamo, sta quasi per finire, vuol dire solo una cosa. Vacanze! Finalmente! Bisogna tenere duro. Quindi, prima parte di questa quinta puntata, eravamo rimasti che. Dovrebbe esserci un falò Luca Gaia. Luca Gaia. Ah, è vero. Però no, c'è un'ondata di Alessia. Esatto. Lino. Esatto. Quindi partiamo subito, vi ricordo solo: like, commento se non siete al canale. Se non siete al canale, iscrivetevi! La storia è andata a finire come avete visto: Alessia da una parte e Lino dall'altra. Ci ricordiamo. Ma il giorno dopo, Lino chiede di poter rivedere Alessia per un nuovo confronto. E lei gli ha detto di sì? Però Lino ha chiesto, eh. Lino ha chiesto. Beh, ne ha rifiutati tre, scusa. Lei accetterà. Ah. No, lei deve rifiutare. Lei deve rifiutare, perché se non rifiuta veramente. Ma... Claudicante lui. Madonna, che Filippo. Esatto, ma cos'è? Requiem for a Phil. Questa mattina mi sono svegliato Bella ciao. Ho sentito delle mancanze, no? Delle mancanze forti. Ho sentito delle mancanze. Non c'erano già prima le mancanze. Cioè, prima c'erano delle mancanze, lui si è svegliato e ce n'erano anche delle altre. Sì. Incredibile. Ma vuole chiedere scusa? Mancava lei come è fatta, lei... No, raga, ci sta riprovando. Lei come è fatta? Raga, se dice di sì, no, me ne vado. Sì, ricordate cosa ho detto la scorsa puntata? Allora, io l'ho detto, però bisogna prendere decisioni forti a volte. Se Alessia dice di sì, che torna con Lino... Se lo merita. No, a parte che se lo merita, ok? L'ho detto. Spegniamo. E andiamo a casa. Risveglio, no? Magari si sveglia di me sul petto. Traduco cosa sta dicendo Lino. Praticamente si è svegliato, Maika non c'era, è andata via. No. Maika è scappata con i soldi. Il malloppo. Volevo chiedergli anche scusa per come ci siamo lasciati, perché dopo 4 anni... Volevo chiedere scusa, possiamo dare una... No, centesima opportunità lì, no? No. Sto dicendo seconda, no, ma in effetti. No. Sono istintivo e quindi. Estintore, no? Istintivo. Vorrei rimediare. Io sono andato dalla tua fidanzata. Lino e Alessia hanno annunciato le loro nozze. Sì, sì. Se avrà accettato il confronto con te, la vedremo arrivare da là. Da lì. Ma per coerenza, lei dovrebbe almeno rifiutare 4 volte. Raga, adesso. Io potrei impazzire se adesso per scusarsi chiede di sposarlo. Ma sai che non mi sorprenderà. Alessia, no, per niente. Io ho scoperto che senza di te ho delle mancanze. Allora ho affittato tutto il maschio angioino per il mese di giugno del prossimo anno. Ho venduto la moto. Spero che lei non vada. Ma già, ma poi lui l'ha rifiutato 4 volte il falò durante il programma. Dobbiamo vedercelo. Cioè, cos'è? Dai. Io ho detto me ne vado. Lino, tu hai rifiutato 5 volte. Ricordiamolo, cioè, bravo Filippo, sì. Cosa ti stai aspettando? Sì. Tu quando non accettavi, pensavi di amarla? Sempre. Lino comunque è stato coerente con i suoi sentimenti rispetto ad Alessia. Sì. Se non sbaglio, quando era nel villaggio, lui effettivamente aveva detto che provava 3 sensazioni. Ma una delle 3 poteva essere Alessia. Maika, l'altra che come Gaia. Si chiamava Gaia, e l'altra era Alessia. Certo. Se lui adesso ha scelto e ha capito, nella prima notte che è stato fuori dal villaggio, che la vera mancanza, la vera sensazione era Alessia, anche perché... che colpa potete fare a quest'uomo? Anche adesso? Perché viverla senza telecamere è diverso che avrei sempre puntato. Assolutamente sì. Magari ha capito. Siccome ha fatto un percorso che noi ancora non abbiamo capito. Era solo per capire delle mie cose, ma non ho mai messo in dubbio l'amore. Raga, sta arrivando. Arrivo. Sei bellissimo. Sei bellissimo. Dica no. Dove sono? Sei andata, che cazzo non gli deve dire? Sei bellissimo. Beh, presentarsi ci sta per far vedere che non fa come lui, però adesso gli dice no, dai. Io ci spero. Però aspetta, voglio vedere adesso senza il tifo sugli spalti che cosa combina, eh. Comunque gli può lasciare anche un po' più di spazio. Sì, cioè, effettivamente. Sta sedendo sulle candele. Si ruba il tronco. Se sono venuta è perché mi reputo una persona molto matura ed educata. Raga, non gli frega niente! Vai Ale! Vai! La premessa c'è. La premessa c'è. Però Lino, volevo dirti un'altra cosa, che io qui con me ho 2 video. No, vabbè. Ma di Alessia? Ma no, di Lino, raga. Ma vedete se mo pezzo. 3. Di te che esci qui dal falò e raggiungi. Sì, lei. Sì. Lei. Raggiungi lei. È l'innominabile adesso. Perché l'ha mollato palesemente, ma raga. Certo. Beh, ti volevo chiedere scusa per i modi arroganti, per le mancanze comunque che ci siamo dati entrambi, no? Lui chiede scusa anche per quelle che le ha date. Cioè lui, quanto cazzo è maturo. Lui chiede scusa anche per lei. Io devo dire la verità, secondo me l'abbiamo giudicato male, sì. Ma sai che l'abbiamo sottovalutato? Sì. Ma guarda, guardami in questo momento che sembro il bambino che aveva il cane delle giovani canaglie. Cioè a me mi mancava, no, l'aria tua stamattina. Mi mancavi tu, ti ho pensato. Non farti prendere in giro, ti prego. Mi mancava quando ti svegliavi a fianco a me. Mi portavi il caffè. Mi è mancato tutto, no, di te? Anche quando mi alzavo tu rifacevi il letto, perché io non tenevo voglia di fare un cazzo. Ho visto, sono mancata tanto.
Perché? Aspetta, perché Alessia ci sta mettendo, ciao, del suo adesso. Ma sono mancata. Tu non puoi valutare, capito, quelle cose che ho provato là dentro. No, non le puoi valutare. Tanto... quello che succede a Temptation Island rimane a Temptation Island. No, non sono tanto la tua fidanzata, no, poi sono troppo amplificate le emozioni. Sì. Poi lui ne aveva ben tre, quindi. Sì. Sono state mancanze che ho avuto, no? Però io non le volevo da un'altra persona. Io le volevo da te. Lui voleva delle mancanze. Volevi delle attenzioni, Lino. Lui voleva delle mancanze da lei. È il motivo per cui Lino la voleva lasciare e l'ha lasciata. Cioè avere delle mancanze. Quindi da lei voleva ancora più mancanze. Comunque partire così non è facile. Io sto già sudando. Senti. Qua l'italiano proprio si è buttato. No, ma il problema è che sta parlando in italiano. Ma non lo sa. Non lo sa. Non si sa esprimere. Che tu il bacio gliel'hai dato qua. No, là forse ti sei sbagliato. Perché io non Filippo, ce l'ho c'è l'ora. Quel video. Ti sei sbagliato. Forse hai visto male, Alessia. Vabbè, vuoi continuare prima che lo vediamo? No, non ci stanno cose, okay. Comunque, ma io sono coerente, no? Cioè. Ma è peggio ancora se vediamo questi video, cioè. Se no, ce ne andiamo. Lei se ne va di là e me ne vado da un'altra parte. Io non ho mai smesso di pensarti. Mai. Ma perché lui no, a lui mancavano le mancanze di lei. Sì. Tu, buono. In che senso? Che la mia decisione è in base a ciò che scegli tu. Certo. Praticamente. Ma di voi questo te la senti, cioè, di conoscerlo. Ti dirò, fuori mi pagano? È un palese, guarda, Lino, sarebbe un no. Però davanti alle telecamere non posso dirtelo, anche perché mi pagano a giorni, quindi. Non ho mai smesso di pensare. Tu non hai capito, Benze. Maika non gli dava le stesse mancanze che gli dava Alessia. Hai ragione, scusa. Non mi ha mai abbracciato in questo modo, te lo giuro, mai. Ti prego adesso. Direi che è abbastanza grave come cosa. Lino, dica, stavi pensando a lei in quel momento. Leggi, mi abbracciare a te. Si state con un mostro in poca parola. Sì. L'ha detto lei. L'incredibile Lino. Oh, ma basta però. Però posso dire la classe di lui che sta lontano con la schiena, perché sennò lo punterebbe. Io vedo rispetto in questo abbraccio. Anche io vedo rispetto per Alessia, sì. Bravo Luca. Ma che palle stare in piedi due ore così. Ma io avrei già un mal di schiena, ma levati. No, ma ti spiego. Sì, andrò. Ci vediamo tra poco, le dice addirittura. Pure... ma vedi che non c'era sta roba? No, frasi qua, questo pezzo qua no. Tu come ti senti? Vabbè, allora è palese che lei l'ha sfanculato. Beh, sì, io direi che... in generale, senza stare a vedere se è finto o no. L'ha sfanculato. E lui è rimasto così col cerino in mano. Esatto. Ah, questo è il video quando rincontra Maika dopo il balò. Che teoricamente noi abbiamo visto solo che lui gli diceva adesso stiamo tipo un po' insieme e lei non diceva nulla. Non diceva nulla, no. Lino chiede di incontrare Maika. E lei, Maika ha cato il cazzo. Che hai fatto? Sì, da noi che ho fatto. Cioè non puoi fare altro che ridere. Bravissima Alessia. Però Alessia uscirà con lui. No, uscirà, no. Io credo in Alessia. Uscirà, no, ma dopo tre mesi staranno di noi insieme. Sì. Non mi sembri tanto sicuro però, perché ti vedo qua. Lo sai. Come? È arrivata cattiva con Glielo dice piace. Sicuro che è stato sfanculato, glielo dice sicuro. Il giorno dopo Maika ha lasciato le Smurfs. Che sensazione di yogurt è andata male. Ti attraverso l'acqua. Stavi per farlo fuori, perché non l'ho visto. In effetti non vedevi l'ora che venivi, perché mi tranquillizzavo un po'. Vedevo l'ora che venivi. Che venissi comunque. Perché mi tranquillizzavi. Cioè non voglio fare il bacchettone, però. No, non sia solamente. Ma possono parlarsi staccandosi? No. Per Dio. Buttati 4 anni. Buttati io, no tu. È andato lì, ha detto ho buttato 4 anni e il giorno dopo si è presentato l'odio. Perché se ne è accorto di averli buttati, non vuole buttarli. Sente solo giudicare, disprezzato. Comunque lui è andato da Maika, cioè facendole capire che è lui che ha lasciato Alessia, capito? Non è Alessia che se n'è andata. Ha detto che tu dal di fuori non mi avresti mai fatto. Lei? C'ha ragione! È vero! Sai lì, è vero! Ti dirò! Ho avuto molti simili a te. Ma simili a te che cosa intende? Cioè, cosa sono dei fossili? Allora, sta facendo passare il messaggio che lei ha paura perché non si fida troppo di lui. Ah! Madonna, si sfonda la quarta parete dicendo che... Babbo! No, vabbè, che palesemente ha recitato un ruolo, no? Vabbè, ma non potrà mai dirlo. Ti ho voluto rincontrare per scenzi. Sì. Vabbè, dai. Cioè, è scontato. Con quale faccia ti ripresenti al falò?
Chi sa, ormai noi parliamo con Job. Per un attimo ci ho creduto a... Che lo lasciasse direttamente... Stasera mi mancano le parole finali. Scrivetele voi nei commenti. Scrivetele voi nei commenti. Per un attimo ci ho creduto che... Schifo. Questi video non fanno che confermare il fatto che però hai presa dire, per il culo. Qua si vedono delle mancanze, sì. Però non vi dico quali. Sguardo lì da l'ho fatta grossa, capo. Perché ho chiamato il falò? Senza pensare però tutto quello che mi ha fatto. Non devi piangere, non devi piangere, non devi piangere. Non piangere, non piangere, non piangere, non piangere, piangere, piangere. Stava là dentro, non mi ha pensato neanche un secondo, Filippo. Consapevolezza. Vai avanti, Alessia. Però non sono d'accordo. Non è vero, perché lei l'ha dimostrato più volte. Ma state zitti. E poi fa parte delle tre sensazioni. Vabbè, il trittico di lì. Sì, no, però è vero. Lui l'ha dimostrato più volte, anche nell'abbraccio a Mike. Ma infatti io ho visto che pensava a lei soprattutto quando è entrato e ha messo tutte così. Esattamente. Secondo me pensava a lei. Per me era davvero, davvero quello il momento giusto. Dove c'è un video che lui dice che dall'altra parte non gli va proprio il pensiero. Verissimo, brava. Lei si è preparata al copione. Lucida, sì, lucida. E non mi doveva portare qua per farmi vedere tutto questo. E lo sapeva bene. Non mi toccare. Alessia, perdonami. Ti porto in giro in moto se vuoi. No. Eh sì, no. Brava, cazzo, brava, sì. Io mi aspetto lei che è così. Poi a un certo punto fa... No, infatti no. Voglio vedere. No, io ci credo. No, che così. No, se dobbiamo parlare parliamo, ma non mi tocca. Ma poi puoi andare un po' più a sinistra. Cerca di traslare più in là, che non ci sta. È seduta col culo sulla lanterna. È andato oltre, anche il modo che ballava sulla barca. Ale, con ma questa... sulla zitto, barca sto parlando io. Sulla barca, cioè Alessia, guarda che la barca oscilla, cioè io... Lì eravamo io le mani tonia, le mettevo però. Così. Non è stato manco una cosa il organizzata, modo mi che sono ballava sulla con barca. Cioè, l'ha organizzata lui, quindi... Colpa di Tony, Il fenomeno, perché Tony è il grande burattinaio. Pensavi potesse soffrire vedendo queste cose? Per altre cose, per cose più profonde. Perché per il resto è abituata a vederti ballare con altri. Certo, puntare l'uccello ti va sempre bene. Io non ti ho mai mancato di rispetto, Carolino. Ma perché i daggi mancano di rispetto. Sì, vabbè. Lui vive in un mondo tutto suo. Non sa più cosa dire, niente. Ma per forza. Lui ha provato la giocata. Tipo, torno a testa bassa, ma... Ho intrapreso un percorso con una ragazza. Io stavo bene. Avendo delle mancanze. Ma basta, basta. Incredibile. Mamma mia. Ma poi non ci ha mai detto quali sono. Ma non ha mai quali detto quali sono cazzo. Queste mancanze. Lui è entrato qua e dentro. E lei è moscia. È moscia. Lui è entrato in suo programma e ha detto tre parole: percorso, mancanze e sensazioni. Queste sono le tre parole che ha detto. Quelle cose là non le voglio da quella persona là. Come hai fatto a capirlo in così poche ore? Perché mi sono svegliato stamattina e mi sono sentito male. Non ha digerito. Vabbè, non ha digerito. Perché mo pensavo che veramente l'avevo perso. Penso che anche no, ma mi perso. Secondo me perché ha provato a mangiare con Mike e Mike non ha cucinato bene. Non avete sentito? Sì, non sì, avete sentito? Lei ha detto mi hai persa. Voglio ripetere che le telecamere, nel momento in cui tu incontri Mike, siete andati via insieme, si sono fermate. Sì. Ma poi hanno ripreso. Tu vuoi dire qualcosa ad Alessia? Sì, però ne parlerò in disparte. No, voglio sapere mo. Perché Filippo sa che c'è qualcosa dopo. Dai, abbiamo video di Mike che lo sfanculo. No, ma non ci sono. No, video non ce n'è più. Lui vuole che gli lo racconti esatto, che cosa è successo. Esatto, loro lo sanno. Penso per un po' di privacy pure per l'altra persona. Che cosa? Niente. Dai raga, mi prego. Aspetta, attenzione, non hanno detto che i microfoni erano spenti. No, esatto, attenzione. Esatto. Potremmo avere un audio. Secondo me anche. Perché siamo usciti insieme, lei ha preso una camera singola e una camera singola. Punto. La raga l'hanno fatto palesemente. Due camere. Poi sono andato a dormire da lei. Infatti, no! Cioè, non capisco. Io la camera singola l'ho presa. Che vuoi fare? Ci credi? No. E fai bene, perché qui abbiamo il registro dell'hotel e loro sono stati in una matrimoniale doppia. Non credi a nulla più a lui. Allora tu non... Ma sei innamorata di me? Sì. Essere innamorati vuol dire credere ciecamente a tutte le cazzate che mi dici da anni, giusto? No. Tu di Mucagnam. Lui era convinto di poterla prendere per il culo l'ennesima volta. Ho capito, andiamo a Ponte Cagnano. Ma tu hai capito quello che mi sono vista là dentro? Sì. Tu sei venuto qua con me. Mi sono vissuto il villaggio. Sta durando un botto sto falò, tra l'altro. Ma anche troppo per le mie coronarie. Ti
ti è mai venuto quella sensazione di gelosia che stavo là in mezzo ai ragazzi? Come? Non mi sembra proprio. Quando mi fermavo e mi fissavo, me lo dicevano gli stessi ragazzi. Vabbè, capolavoro, io. Sono irretito. Facciamo sono oltre. Stordito, sì. Come se mi avessero fatto del cloroformio. Sì. Oh. Adrenalina, botta di adrenalina. La persona innamorata, la prima cosa che fa, va dall'altra parte. Ma stiamo scherzando. Ma quello tra parentesi. Ma è andato dalla seconda sensazione, Alessia. È stato come Dio fa capire, un rifugio, capito? Cioè, una ragazza. Un rifugio? Tra parentesi. Filippo, un rifugio. Sottolinea, Filippo. Sottolineo. L'unica persona che mi poteva tranquillizzare, capito? Perché ho approcciato con lei, mi sono capito con lei, capito? Vivitela fuori. Bello. Brava. Che è uguale un ma vattene a fan. Sì, esatto. sì, classe adesso. Vivitela fuori perché quella ti appende le a te. Io non ho più niente da dire. Non mi serve a me vivere malata da fuori. Perché... Lui non può vivere salata fuori perché non c'è un fuori con Maika. Alessia è la migliore di tutte le stagioni di questo programma, raga. È entrata dentro, ha visto il suo fidanzato che faceva il pirla con un'altra e ha detto voglio andarmene. Da sta presa per il culo. Sono d'accordo, convinto però... che lei sceglierà delle bellissime bomboniere per il loro matrimonio. Sono d'accordo, però la risposta te la do tra 6 mesi. Sì, anche io. Non mi faccio più fregare da quando esco. Non quando, mi faccio più quando riceveremo gli... M'hanno rotto i coglioni. Più di una volta ho preso la mia dignità e l'ho scamazzata sotto i piedi. La scamazzata. Bello, mi piace scamazzare. Bello scamazzare. Da domani userò scamazzare. Per te lo sai troppo bene. L'ho fatto per te. Mamma, non me la scamazzo più. No. Non la lei scamazza, non scamazza più. Questo è il titolo. Io non scamazzo più. Basta scamazzare. Basta scamazzare. Cioè, non hai capito che io non l'ho fatto perché. Volevo. Lui non voleva. Lui non era padrone del suo corpo. Lui aveva bisogno di delle mancanze. La tua è un problema, amore mio, ti fa qualcosa. Erano mancanze. Scusa. Cioè, a te si ti faccio sentire femmina. Ma se tu mi metti. Mamma mia. Vorrei autodenunciarmi per scamazzi notturni. Le corna, ok? Perché che vuoi dalla tua fidanzata? Per me queste sono corna. Brava! Per me che no. Deve esserci il bacio da lì. Che ci sarà sicuramente stato telecamere spente quella sera. Ma cosa? Ma Maika se n'è andata. Ma che devo dire convinto? Ma Filippo mette sto dito, aspetta. Quindi il dito lo mette per fare giusto per fargli. Scusa, Maika per i soldi, neanche in hotel è andata. Secondo me ci sarà meno un audio. Devi fare un qualcosa per farmi sì, fidare di te. Comunque grazie Alessia che stai parlando in italiano. Apprezzo tantissimo. Sto capendo tutto, cazzo. Ma perché è molto meno nervosa rispetto all'ultimo falò. Io devo fare la domanda, ragazzi. Pensici buono? No. Ma ci ha già pensato. Però ancora spera. Tu non cambi, senti. Sei questo, me lo dovevi dimostrare qua. No. Alessia, decidi di tornare a casa con Lino? No. Sei sicura? Sì. Brava. Mamma mia, raga, mi sono tolto un peso dalla groppa proprio. Bravissima, raga. Brava. I miei complimenti. Vabbè, sì. C'è anche Gaia ancora, Lino, rientra un attimo. Ho fatto rientrare Lino nel villaggio che non ha fatto la serata tutto Tony, per favore. Filippo, ascolta, posso rientrare a meno 5 ore nel villaggio? Ma il mio percorso finisce qui oppure no? Perché comunque ho lasciato una mancanza dentro, Se vorrei rivederla, ci proviamo. Non abbiamo valutato. Come ci proviamo? No, ci proviamo cosa? Ma Filippo, ma che cazzo dici? Ma non c'è limite ai falò quest'anno. Poi magari uscendo di qua, poi vediamo come va. Ok. Ciao Lino. Prendiamoci di vista. Pizzata, eh? Ah, lui sta già correndo via da Maika. Per un attimo ho pensato fosse Filippo che saliva di nuovo su. Non mi ama, appunto, basta. Amore, te ne volevo lasci pulito. Brava. Che se era innamorato chi ricorreva da me, non correva da quella. Alessia, ascolta, l'importante è che tu non scappi. Brava Alessia, va bene. Non per ora tutto giusto. Però... Mi è dispiaciuto come è andata perché... Poteva capirmi un po' di più. Pensato un po' a se stessa. Ha pensato solo a se stessa. Lei ha pensato solo a se stessa. Io non riesco a commentare perché sono insulti. Quindi. Sì, anche io. Non si è aperta a capirmi. O perché forse è arrabbiata, può essere pure questo. Non che lui doveva capire lei. No. È lei che non ha capito lui. Che comunque a lei dà fastidio, no? I contatti con le ragazze. Lei è ancora innamorata. Solo a lei dà fastidio, cioè non è la normalità. Alessia non ha nascosto i suoi sentimenti e ha ammesso di essere innamorata. A posto! È rimasta ferma sulle sue posizioni, mettendo al primo posto il rispetto per se stessa. Il viaggio nei sentimenti di Alessia e Lino. Basta. Ciao! Non si scamazza più! Ma.
piacciono molto però le nostre conversazioni silenziose. Sì. Sì. Non posso fare movimenti strani perché qui esce tutto di fuori. Ma con questo vestitino, anche se magari prima non l'avrei accettato, adesso accettalo. Accetterà mai le mie feste in barca? Ma basta. Ma tutto ciò. Ma ogni puntata devo sentire. Vabbè, ricordiamo. Deve essere sempre un... deve essere sempre il baratto. Vogliamo paragonare un vestito a una barca? Non lo so, anche lei è molto intelligente. Madonna. Ne ha per tutti stasera, sì, partita. Vivere come ho sempre vissuto. Vedete in bocca. Sì, quella gli mette gli alluci nelle orecchie. Ci sta, ci sta, ci sta. Io mi sono creato una doppia vita. Le altre a comando che battono le mani. Mamma mia, ragazzi. Ora applaudi. Tu sei un attimo in stand-by. L'equilibrio è stato creato per questo motivo, per andare avanti. Poverino. Lui nemmeno poi ha smesso di farle queste cose. Cioè, stiamo parlando sempre delle stesse cose. Cioè, lui ha nascosto e privando però a lei. Mister Hyde lo tengo sotto chiave. Faccio uscire quando posso. Quando soprattutto non c'è lei, perché è finita. Io apprezzerei tanto comunque. Partiamo con un concetto la prima puntata, però poi non ripetiamolo per 5 puntate. Sì, perché diventa, cioè, noioso. Veramente, dai. Diventa un... Tiro il freno a mano. Sei molto pacato anche durante le feste, eccetera. Sei molto pacato anche durante le feste. Ma che cazzo sta dicendo? Sei l'unico che non perde mai con la classe. Non c'è la macumba durante le feste. Il portamento è il tuo specchio, praticamente. Poi non è che è facile con tutte queste ragazze belle mantenere un certo decoro. Vero. Perché non fare l'elicottero con l'uccello, vero? Se io ieri sera avevo qualche bicchiere di vino in più in testa, facevo danni. Ma lui ha fatto danni però. Sì, no? Sì, era una mal di testa. Mi sa che tutti i bicchieri che non ha avuto Tony in testa ci hanno avuti Raul. No, ma Raul è pieno delle parole di Tony, raga. Con l'alcol, con le donne vicino, sono due cose che non mi devi mai mettere vicino. Brutti comunque, raga. Cioè, però è becero. Un po' brutto sto discorso. È una situazione comunque veramente becero. Che tristezza. Dai, un altro. Oh! Ma gli ha fatto tirare una zuccata. Ma che cadaniata. Povere. Madonna, ste robe quando giocavi a posto a 11 anni. Madonna, quanto è triste. No, basta. Che vuoi fare immediato? Penitenza con Melania me la farei, eh? Adesso te lo faccio vedere io, quella è la penitenza. Vai, Jenny, fagliela vedere. Che schifo di uomo. Dovete guardarvi molto vicini senza... senza toccarvi. Ah! Ma che cazzo è questo? Melania. È una nuova. Melania. Raga, io ho un certo senso di vomito che non vi dico. Anche Melania sta pensando solo puntata al conto PayPal. Zio, comunque che cazzo fai a non ridere in faccia? Infatti stai ridendo. A uno sconosciuto che dicono, ah, oh, mettiti naso a naso con questo. Ricordatevelo cosa avete fatto ad Alberto Angela con queste scene. Cioè, ogni giorno di più mi schifo in modo, vi giuro, astronomico per questa persona. Ma meglio, meglio, vuol dire che ti passa tutto. Chiama sto minchia di Falò e mandalo a cagare. Ma no, io mi goderei la situazione. Schifo, sei uno schifo disumano. Mi fai vomitare. Ma guarda che ride mentre... Ma infatti, cioè... ride mentre cammina. Ma che finta, che falsa, cioè, che... Dopo che ti fa schifo vedere tutta sta roba qua, ti viene da ridere anche tanto. Mi fai vomitare! Questo è arrivato, secondo me, fino di là, eh? Boh. C'è... Qualcuno le dia un megafono, almeno sente bene. Io amore, non ce la faccio, anni. Non lo so, non ce la faccio. Cioè, io non so se mi rendete conto, Luca è senza fiato. Luca è alla fine. Cioè, l'ha sentita tutta, veramente, sì, di un'empatia incredibile, devastante. Uno tsunami di emozioni. Che schifo di disumano. Che schifo di disumano. Subumano. Cosa voleva? Lui vuole fare questo fuori e averti a casa. Con questo vestito da Italia 7 gold, veramente. Italia 7 gold. Perché non lo capisco? Che capolavoro. Meglio lo capiamo noi che siamo più vecchi che... Voleva una persona. Sei veramente il nulla. Sei il nulla. Jenny deve semplicemente smettere di... Continuare. Ma è incredibile stasera. Non mi viene quello che ha detto Alessia, com'è? Scamazzare. Sale la voglia di fare festa anche per Jenny e inizia così la Crazy Dance Mikado. Cos'è? La Crazy Dance Mikado. Cioè, praticamente è ballerina. È lui. Io ballo benissimo.
Quello gli hanno detto: fate una camminata molto lenta perché sotto metteremo una musica drammatica. No, e poi alla fine hanno preso il ricco. Ah, ecco che ha una faccia triste. Ma Pippo come ride già. Inutile. Tra l'altro ce lo picca nel culo quando se fa il saltello quando si alza un po' più alto. Sento di stare intraprendendo una vera relazione amorosa con me stessa. Mi piace un sacco la Jenny che sto conoscendo. Braccia rubata a Facebook. Io metto così. Pieni. Mamma mia, Massima, perché sono dei post che vedevamo 12 anni, ma tutte cagate. Vabbè, ma lei ha saltato tutta quella fase. Ma ha saltato. Siamo di essere giovane, cazzo. Saltato la siamo rotti con cringe di da 20 anni con il lupo cattivo, non l'ha capito adesso, su un'isola fatta di sabbia di c***o. Ma vaffanculo, va. Allora, sto organizzando una cosa bella. Non sto badando a spese. Catamarano. A spese di che, raga? Ma hanno piazzato un iceberg davanti a sta cazzo di spiaggia. Tre ragazze posso portare con me. Carina. Gaia. Mara. Ah, mi cambia. E Chiali. 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 Che c'è Chiali? Chi è Chiali? Chiali, provincia di... di... Ecco la sorpresa, raga. Grazie. Venite. Da Limo. Non ha badato a spede Tonio questa sera. Quanto è originale sto ragazzo, eh? Peccato che con me non l'ha mai fatto. Allora originale. Allora originale, caso. Scusa. Poi facciamo un gioco. Già ci piace. Il gioco? Non posso. E chi vince avrà un'altra sorpresa. Che indovina da dove è nascosta la sorpresa. Vai Tony. Applausi. Occhio, Madonna cavolocchio a uno. Deve sbocciare. Guarda. Perché non è l'autista, sennò. Guarda. Sarebbe bellissimo. Guarda. Mica la fa pirata adesso. Pum. Belle cariche. Tu non stai assaggiando proprio niente. No, male Tony, eh. Piantagli sto stuzzica dentro nel naso. Resettalo i dati di fabbrica. Secondo me invece è appena iniziata, per te non è finita. Cosa stanno provando a fargli una congestione? Non ho capito. Quante doti, questo ragazzo. Sa proprio fare tante cose. Beh, le feste. Prima ha detto le barche, adesso nella limousine ha cambiato, scudo. L'ho rovinato perché non ho badato a spese, ragazzi. Cioè... Non un pochino a fava, ma cosa dici? Grazie, ragazzi. Ma ha comprato l'isola. Adesso noi qua ridiamo e scherziamo. Però di questi personaggi c'è pieno, raga. Pieno, raga, soprattutto nel mondo di discoteca. Ma io l'ho visti. È un classicone. A Pizzef, sì, un classicone. Sì. Metterò dei brani e voi dovrete indovinare i titoli. Beh, sarà banda. Sarà banda. Ci sto. Dolce vita, dolce. Ha vinto Chiali. Bravo. E cosa ha vinto quindi? Siete quelle giunte, raga. Io non riesco, vorrei, ma non riesco perché sono gli anni 80, cioè lui è uscito da drive-in, ragazzi. Sì. Scusami, stavo guardando le ragazze che vanno via. Sì, certo. Mentre in bocca. Ma mi fa proprio schifo questa persona, tutto schifo. Schifo. Che c'è Benzo dietro? Sembra un Carlino, cazzo. Sì, no. Benzo sta facendo il rumore di mio padre quando si sveglia la mattina e si lava la faccia. Io sento solo dei rumori strani. Faccio. Poi. No, ma perché non mi... Cioè, sono proprio troppo stupide ste robe. Volevo che vincessi tu. Dici davvero? Ti ho fatto segnale, infatti. No, ti ho fatto così, tipo, volevo che vincessi tu. Ti ha fatto segnale. Pensa di vivere tutta la vita così, e restaci, ma perché non parli? A te piace la festa, le donne, cioè... Ma sempre le stesse cose! Non ne posso più! Non ne posso più! Basta! L'hanno detto 10 volte. Perché carini, che siamo. Belli. Tu non lo sai. Le barche, festa, donne, lupo. Vabbè, bravo. Dentro la salsa di soia. Bravissimo. Ma non sai neanche come si fa, non te lo mangi mai il sushi. No, in realtà va con le altre tipe. Infatti, tu non hai ancora capito. È con te che non va a mangiare. Cioè, il sushi lo usa con le altre. Madonna, gli devono uscire ghiozza dalle orecchie. Comunque sono ancora in crisi. Perché? Devo fare una scelta. O tornare alla mia vecchia vita o rimanere con la mia ragazza. Ma basta, Cristo. No, veramente. Ha martellato i coglioni. Io spero che lei capisca e accetta. Ma proprio per niente. Io penso di avergli dato più di quello che potevo. Cioè, è incredibile. Tradita da anni e anni. Bugie, menzogne. Vabbè, ma cazzo, quando va in Thailandia le porterà un souvenir, no? Libertà, raga. E chi te l'ha chiesta? Cioè, tantissimo. Tanta roba. Ti ho dato il mio guinzaglio. Che anche quello penso che non sia manco eco. No, adesso seriamente. Ma ci stiamo rendendo conto che ogni volta che c'è lui dice sempre, continuamente, sì, sì. Ma continuamente le stesse, sì, cose. Non che tipo riesce il discorso, continuamente la stessa cosa. Non si arriva più che.
sto soffrendo. Deve cagare. Ma sì, mi ha fatto male il sushi. Ma quando torniamo che vogliono fare tutto il bagno al mare. Sì, stasera mi butto nudo. Oddio no, per favore. No, fallo, fallo. La cosa più brutta è che fa uscire sempre la parte peggiore di me. Io mi potevo aspettare tutto, ma non questo. Ma non il sushi. Cioè tutto, ma non il sushi. Non mi hai vista così arrabbiata dopo il sushi, eh? Jenny si lascia andare ad una reazione molto veemente. Vabbè, a cena, sushi, cosa? Ma come? Ma quando, raga? Ma perché in questa situazione qua ti fa più male il fatto che vai a pensare a tutte quelle volte in cui ti è stato detto no, con te non lo faccio perché mi fa schifo, perché qui e perché là, e poi la prima scena che ti vedi è questo che fa proprio quelle cose lì. Non è il sushi in sé ovviamente, ma è la situazione della presa per il culo. Ti porti le ragazze in giro con la limousine, cretino del cazzo, di te non se ne va da nessuna parte perché non vi coglioni che non posso uscire. Oh, lei sta sfogando tutto quello che era una sfogata in tutti questi anni. Ma avesse fatto mezzo regalo sto cretino di me. Hai visto che dalla Thailandia non portava neanche niente? Neanche souvenir. Io ce la faccio più. Mamma mia. Ma dove la trovi questo connubio di bellezza, intelligenza, dolcezza? Vabbè, Jenny, adesso va bene tutto, eh. Per carità, è giusto anche per valorizzarsi un po', però adesso posso dirtelo. Pelo too much. Pelo cringe, dai, così, eh. Che non sei Marie Curie. Jenny è cambiata, tesoro. Jenny ha aperto gli occhi. Jenny ha frequentato. Jenny deve andare in quel cazzo di falò perché mi ha veramente stufato la minchia. Mi ha buffato. Minchia, voglio scamazzare. Ma sai perché lei si incazza? Fa così quando è in astinenza da zizzania, no? Perché quando non mette zizzania, lei sbarella. Fidanzati, benvenuti al falò. Quello poi si può presentare per una volta senza sto maglioncino da bauscia sopra le spalle. E l'ha attaccato pure a Matteo. L'ha fatto pure Matteo. No, no vabbè. Lungomare di Diano Marina, cazzo. Mamma mia. Lui viene qua. Io ormai mi sfogo. Che lui viene qua a fare terapia. Sì. Perché poi il giorno dopo, quando faccio le riunioni di lavoro, mi dicono: Dani, ma la stai affrontando bene questo problema? Per forza, mi sono sfogato ieri sera. Ma sì, come fai? Dai, litigherei veramente con te. Che mi racconti? Filippo, io... Piaceva figato. No, no, non sapevo letti. Io non ci voglio girare attorno. Io ho sempre saputo che sono io il problema. Non l'ho mai ammesso. Forse magari è ora di farlo. No, che dici? Nuove consapevolezze. Sai quando l'ho capito? Quando aveva le tette dell'altra sulla limousine? Sì. Forse sono io il problema. Lì c'è stata un'epifania. Quindi posso semplicemente dire che adesso la scelta è sua. Ah, quindi... Però io devo comunque scegliere tra una vita qui e una... Capolavoro. Applauso a Tony che passa il testimone a Jenny. Fenomeno. Della 4%. Pensaci tu. Ho un video per te. Vabbè, se l'aspettavo. Vi prego, fateglielo vedere. Mannaggia a me, mannaggia. E la vita è su un carnaval. Martina piena, non ne può più. Palla con tutte, è diventata ballerina. Dove la metto? Oscar, produzione, vorrei sapere dove devo mettere Jenny, per favore. Occhio, il microfono costa 2000 euro comunque. Soprattutto occhio che c'è uno scoglio, per cui... La battezza! Te l'ha appoggiata! Il battesimo di Jenny! Nel Giordano! Io vorrei solo farvi vedere come balla lui. Che classe, però. Che più o meno come balli tu, cosa? Sembra che vuole andare a prendere qualcuno. Bravissimo. Comunque, nello scorso video c'è un punto dove la voce la faccio uguale. Sì, perché ti ho abbassato i toni della voce. No, ero io. No, lui si è abbassato i toni a lui con Vint. Nuove consapevolezze. Non sono stato così bravo. Vabbè, però la voce ce l'ho messa io. La voce è mia. Vedo che comunque il percorso lei l'ha fatto bene, perché non ha mai fatto avvicinare un uomo così tanto. Tony, abbiamo un altro video. Sì, la scelta la lascio sempre a lei. Lui sì che sa prendere decisioni. Bravo, proprio bravo. Sei stanco? Ma ti dirò, quell'uramaki non mi ha fatto benissimo. Poi sai cos'è? Il Tiger Roll potevo evitarmelo. Penso sempre, sto c***o di cervello non si stacca mai. C'è da fare più tardi?
Giro in barca? Come l'hai vista la tua? Perfetto di vederla, è vero? Sì, mi manca. Raga, ma Matteo è tumulato. Cioè, ma che cazzo c'ho? Raga, ma cosa c'ha Matteo? Madonna, sti letti sembrano il dietro delle carte da gioco. È vero, è vero. Stolte penso, dico, ma chi cazzo gliel'ha fatto fare stare con me? Ma lo chiedo, me lo chiedo anch'io ogni giorno quando mi sveglio. Ciao!